Eccovi finalmente. Sono 152 anni che vi aspettiamo, ma devo dire che ne è valsa la pena. In questi 152 anni ne ho viste di cose. Tante sono cambiate e tante cambieranno, ma le vostre facce, i vostri occhi, le vostre mani sono le facce dei miei amici che erano con me quando allora non avevamo altro che noi stessi. Sono le mani che hanno costruito questa nazione pietra su pietra, valore su valore, ideale su ideale. Sono gli occhi che hanno creduto in un futuro, che ora è il vostro passato, è il vostro presente. Quando siamo partiti eravamo soltanto noi, in mille, soltanto in mille. E ora invece siete tantissimi e siete arrivati ovunque. Questa sera voglio ringraziarvi perché il sogno che noi abbiamo coltivato, voi l'avete fatto diventare grande. Che cosa c'è dietro ad un bicchiere di vino? Beh, in effetti sono 3 bicchieri di vino, no? Non pensate che io in questo momento possa berli tutti quanti, ma sono esattamente 3 brindisi. Un vino particolare, pensate, questo è un vino che ha oltre 1050 anni. Magari non questo, ma è un vino che mi fa pensare a quello in cui noi stiamo pensando. Pensate, 963, l'anno in cui venne eretto questo castello, Castrum Ropoli. Ve ne ho detto perché sotto c'era una cantina, la cantina tra l'altro che penso che voi abbiate sicuramente visto e osservato. Pensate, proprio 1050 anni dopo ci ritroviamo qua a parlare di qualcosa che è particolare, di un sogno. Con questi 3 bicchieri io voglio rappresentare una famiglia, la famiglia Bicchieri. No, non è uno scherzo, è proprio la famiglia che diede forza a questo castello, una famiglia nobile del Vercellese
che arrivò da queste parti e riuscì veramente con una grande conquista, con una grande forza, con un grande desiderio a creare questo castello intorno al quale ci furono grandi storie. Bene, il primo brindisi che voglio fare è proprio per questo millennio e oltre che passato, da queste parole che stiamo ascoltando, dal brindisi che faremo, per poter parlare innanzitutto di tutto quello che ci sta intorno e soprattutto parlare di forza e di conquista che ci porta ad essere liberi, perché qui o si fa l'Italia o si muore. Pensate che proprio lui, Garibaldi, diede nome al suo primogenito, Menotti Garibaldi. E proprio Viale Ciro Menotti ci ricorda qualcosa, perché da lì a qualche anno successivamente, nel 1914, Alfiero Maserati, insieme ai due fratelli, conobbe la grande forza di creare una fabbrica a Bologna per poi spostarla in Viale Ciro Menotti, proprio a Modena. Beh, incominciavano a creare il loro ingegno, la loro tecnica per così le corse, per diventare dei pionieri. Poi spostarono la loro grande qualità nell'ambito imprenditoriale. Il secondo brindisi è proprio per Alfiero, che forse non pensò che mille anni dopo eravamo qua a brindare a qualcosa di grande, a qualcosa che ha creato soprattutto una grande realtà, un sogno che lo diventa. Questa che tengo fra le mani è la bandiera italiana, la prima bandiera italiana, precisamente cucita
città Reggio Emilia è esposta per la prima volta a Modena. Questa sera però non voglio sventolarla, no. Voglio tenerla con me, perché questa bandiera vale molto di più per noi. È il viaggio di un simbolo che è l'unità d'Italia. All'epoca l'Italia era derubata, era presa in giro, derisa. Per noi questa bandiera era l'unica occasione per poter credere in qualcosa di realmente bello. L'Italia ha 152 anni. Che cosa sono per una nazione? Nulla. È una bambina. Come noi eravamo dei bambini quando abbiamo compiuto questa impresa che fece poi eco in tutto il mondo. Cioè tutto il mondo parlava. In Italia un grande movimento, una grande impresa. Noi credevamo in un destino differente. Ed è quello che da stasera tutti noi dobbiamo fare, perché il nostro destino c'è vicino, ci sorride. Basta, non dobbiamo più pensare che i primi saranno sempre gli ultimi, che i più bravi non vinceranno mai. Iniziamo a sognare che i più bravi arriveranno per primi e che comunque sia, c'è sempre posto per tutti. Siate felici, siate felici e godete e rispettate di tutto quello che abbiamo fatto per voi. È vostro. È vostro, figli miei, figli di questa patria, figli d'Italia, una viva mamma, viva. Questo terzo bicchiere lo tengo per tutti quanti voi, per poter brindare insieme. Un brindisi che vorrei fare per poter vivere questo viaggio, un viaggio che parte proprio alla speranza, alla forza, un viaggio che parte da quando siamo bambini, da quando nel grembo materno riusciamo a credere in qualcosa, per poi arrivare a fare un sogno, per poter portare una realtà. Un viaggio nel quale tutti quanti qua possiamo brindare, possiamo soprattutto pensare che con noi ci sarà sempre qualcosa di forte, un tridente che accompagnerà i nostri sogni. Da piccoli a grandi, a maturi, ad anziani, per poi ritornare ad essere bambini. Viva l'Italia! L'Italia liberata! Viva l'Italia! Io già immaginavo che qualcosa fuori poteva succedere. Lui forse non era della stessa idea. Senti, ma una cosa. Tu ci credi nella vita dopo il parto? Ma ascolta, io assolutamente ci credo. Secondo me ci deve essere assolutamente qualcosa dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci a quello che saremo più tardi. Ma questa è una sciocchezza, non c'è vita dopo il parto. No. Spiegami, ma come sarebbe quella vita? No, io non lo so. Non lo so sicuramente, ma ci sarà più luce di questa, eh? Magari cambieremo con le stesse nostre gambe e ci uccideremo anche dalla nostra bocca. Ma è assurdo! Camminare è impossibile, ascolta me! E mangiare dalla bocca! Ma questo è ridicolo! Il cordone umbilicale è l'unica via di alimentazione, non c'è altra alternativa, ti dico una cosa, ascolta me. La vita dopo il parto non esiste, è da escludere! Io invece ci credo che ci debba essere qualcosa e forse sarà diverso da quello che siamo abituati ad avere qui. Sì, ho capito, ma però nessuno è tornato dall'aldilà.
Quindi il parto, credimi, è la fine della vita. Non è altro che una cosciente esistenza nel buio che ci porta a nulla. Ascolta, io non so esattamente come sarà il parto, ma sicuramente vedremo la mamma. E lei ci prenderà cura. La mamma? Sì. Cioè, tu credi nella mamma? Allora, dove pensi che sia adesso lei? Dov'è? Ma scusami, ma tutto intorno a noi è lei. Tutto quello che senti, tutto quello che lo muove, suona e musica, quella è la mamma. Eppure, senti, io non ci credo, ok? Non ho mai visto la mamma, per cui è logico che non esista. Ok. Prima volta, quando siamo in silenzio, riesci a sentire la sua mano che ci accompagna e ci accarezza. Io penso che ci sia veramente una vita reale che ci aspetta tutto intorno e che ora ci stiamo preparando per essa. Tu non ci credi, eh? Ma fu così invece, ci facemmo piccoli piccoli per poter uscire fuori e diventare grandi e sentire qualcosa di particolare, afferrato in un tridente. In quel momento il suo peso era inutile, ma non potevamo pensare che da lì a pochi anni quel tridente avrebbe portato il peso di una grande popolarità. Io guardai lei e le dissi, vedi, bisogna avere dei sogni, sennò finiremo come quel sigaro là per terra, lasciato e abbandonato. In quel momento scoprimmo che per essere grandi bisogna sempre fare dei passaggi. Non puoi essere grande subito, così, anche se sei un bambino. E lui lo scoprì, prese il sigaro, fece una boccata, tossì per 4 giorni. Non puoi diventare grande se non fai tutte le cose che deve essere fatto. Bambino che giochi con i soldatini, eh? Sì. Perché? Sì. Ah. Io gioco con i soldatini perché le macchinine costano troppo e inquinano la natura. Ah, ancora con quei soldati. Io invece gioco con le macchinine perché i soldatini mi fanno paura. Io gioco con i soldatini perché in guerra posso bloccare tutti i nemici nei muri di città. Io gioco con le macchinine perché la guerra non voglio neanche farla per finta. Io gioco con i soldatini perché mi affascina l'idea di buttare giù di muro. Io gioco con le macchinine perché ho un sogno e spero nel futuro. Io gioco con i soldatini perché ogni nemico che sconfitto mi regala una nuova gloria. Io gioco con le macchinine perché desidero una famosa vittoria. Io gioco con i soldatini. Lo sai perché? Perché mi piace sentire la guerra è vinta, è finita.
Io gioco con le macchinine perché sento che faranno parte della mia vita. Io gioco con i soldatini perché ne ho uno che ha dei due pistole. Io gioco con le macchinine perché se voglio mi fermo e guardo sorgere il sole. Io gioco con i soldatini perché voglio diventare ogni nemico e ogni suo. Sì, qua c'è. Io gioco con le macchinine perché... Giocare con le macchinine? Non voglio mica diventare pazzo. Io gioco con i soldatini perché... Perché lo sai perché? Perché quando sconfiggo il nemico mi addormento e non ho risentimento. Ah, tu dormi, eh? Tu con il nemico tu dormi? Io gioco con le macchinine perché chiudo gli occhi e dormo e viaggio contento, caro mio. Io gioco con i soldatini, sai perché? Perché il mio sogno nel cassetto è quello di vedere tutto il mondo e tutti i miei amici aiutati. A me non importa, io sono più ambizioso perché il mio sogno nel cassetto è quello di guidare una Maserati. Legata alla tecnologia, all'informatica, andremo a parlare di Steve Jobs, il grande, l'unico forse Steve Jobs, colui che ha creato e ha portato nel mondo il nome della tecnologia. Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in California. Qui, con il suo amico Stefano Wozniak, fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende il suo pulmino della Volkswagen e Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede della nuova società fu il garage dei genitori. Qui lavorarono al loro primo computer, l'Apple One. Ne vendono qualcuno, sulla carta, solo sulla base dell'idea, ai membri della Homebrew Computer Club. Con l'impegno d'acquisto ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer che consegnano in tempo. Successivamente portano l'idea ad un industriale, un certo Mike Makula, che versa, pensate, senza garanzie nella cassa della società la somma di $250,000, ottenendo però in cambio un terzo delle quote societarie di Apple. Con quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il prodotto. Le vendite toccano il milione di euro. Pensate che 4 anni dopo la Apple si quota in borsa. Caro Andrea, colui che diceva bisogna essere affamati e folli, affamati e lo sono. Perfetto. Oh, è buona. Sì, no, ma certo. Però adesso ti voglio mettere alla prova, caro mio. Va bene. Si pensa che Steve Jobs non nasce in America. Steve Jobs? No, nasce in Italia. Steve Jobs nasce in Italia, nasce in provincia di Napoli. Cioè tu... Mi vuoi dire che devo far finta? Sì. Ho un qualcosa. La nostra storia parte da Steve Jobs, italiano, come si chiama?
Steve Jobs, Stefano Lavori. Steve perfetto. Jobs. Perfetto, Stefano Lavori. Ho capito. Allora, Stefano Lavori. Ha un amico? Ha un amico che si chiama Stefano Vozzini. Bellissimo, cosa fa? Ah, ho capito, ho capito. Allora, i due vanno all'università, certo. Non hanno un soldo. Chiaro. Sono due sfigati. Stanno sempre insieme perché condividono la passione per la tecnologia. Certo. Qualcuno li chiama ricchioni perché stanno sempre insieme. Un giorno però Steve Jobs ha un'idea incredibile. Un computer innovativo, pensa. Ma non hanno i soldi per comprare i pezzi e per poterlo assemblare. Certo. Si mettono nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori dice, proviamo a venderli senza averlo ancora prodotti. Con quei soldi compriamo i pezzi e li assembliamo. Mettono un annuncio, attaccano i volantini, cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano alle imprese, scusate, volete sperimentare un nuovo computer? Qualcuno è interessato. Certo, portatemelo, vi pago a 90 giorni. Ma, veramente noi non ce l'abbiamo ancora i soldi, avremo bisogno di un vostro ordine scritto. Gli fanno un ordine scritto, su carta non intestata, perché non si può mai sapere. Con quell'ordine i due vanno a comprare i pezzi e vogliono darli come garanzia per avere credito. I negozianti li buttano fuori. Senza soldi non si cantano messe. Che fare? Vendiamoci un motorino. Con quei soldi riescono ad assemblare il primo computer, fanno una sola consegna. Poi ne guadagnano qualcosa, ne fanno un altro e la cosa sembra andare. Ma per decollare ci vuole un capitale maggiore. Chiediamo un prestito, no? Così vanno in banca. Certo. Mandatemi i vostri genitori, non facciamo credito a chi non ha niente. Gli dice il direttore della filiale. I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci pensano, bussano alla porta. Sono i vigili urbani. Ci hanno detto che qui state facendo un'attività commerciale. Possiamo vedere i documenti? Ma che documenti? Noi qui siamo solo sperimentando. Ci risulta che state vendendo dei computer. I vigili sono stati chiamati da un negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno documenti. Il garage non è a norma. C'è l'impianto elettrico salvavita, non ci sono i bagni, l'attività non ha partita IVA, il verbale è salato. Ma se tirano fuori qualche soldo di mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e apparano. Ma il giorno dopo arriva la finanza e devono apparare pure quella. E poi l'ispettorato del lavoro, l'ufficio l'igiene, il gruzzo e l'iniziale, puff, è volato via. Se ne sono andati i primi guadagni. Intanto l'idea sta lì. I primi acquirenti chiamano entusiasti. Il computer va alla grande. Bisogna farne altri a qualsiasi costo. Ma dove prendere i soldi? Cavolo, ci sono i fondi europei, gli incentivi all'autoimpresa. C'è un commercialista a Napoli che sa fare benissimo queste cose. State a posto, avete un'idea bellissima. Sicuro possiamo avere un finanziamento a fondo perduto almeno di 100.000 euro. I ragazzi pensano che è fatta. Ma i soldi vi arrivano a rendicontazione. Dovete prima sostenere le spese, attrezzate il laboratorio, partite con l'attività e poi avrete rimborsi. E comunque solo per fare la domanda dobbiamo aprire la partita IVA, registrare lo statuto del notaio, aprire le posizioni previdenziali, aprire un partito dal fiscalista e i libri contabili da vidimare, un conto corrente bancario che a voi non aprono, lo dovete intestare a un vostro genitore, mettetelo in società con voi, poi qualcosa per la pratica, il mio onorario, e poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il meccanismo alla regione. C'è un amico a cui dobbiamo fare un regalo, se no il finanziamento ve lo scordate. Ma noi questi soldi non ce li abbiamo. Nemmeno qualcosa per la mia pratica? E dove vi avviate? I due ragazzi chiedono e decidono di chiedere aiuto ai genitori. Vendono un altro motorino, una collezione di fumetti e mettono insieme qualcosina. Fanno i documenti, hanno partita IVA, posizione INPS, libri contabili, conto corrente bancario e sono una società. Hanno costi fissi, il commercialista è da pagare e la sede sociale è nel garage. Non è a norma, se arrivano di nuovo i vigili sono altri soldi. Evitano persino, pensate, di mettere anche l'insegna fuori, così almeno non dà fastidio a nessuno. All'interno del garage lavorano duro. Assemblano i computer con pezzi di fortuna, trovati un po' nuovi, un po' usati, un po' di qui, un po' di là. Fanno 10 computer nuovi e pensate, riescono a venderli tutti. La cosa davvero sembra poter andare. Ma un giorno bussano al garage. È la camorra. Sappiamo che state guadagnando. Dovete fare un ragazzo un gran regalo.
a tutti i ragazzi che stanno in galera. Ma, mi scusi, ma come sarebbe? Pagate. Pagate che è meglio per voi. Se pagano, finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, li fanno saltare in aria al garage. Se vanno dalla polizia e li denunciano, se ne devono soltanto andare perché hanno finito di campare. Se non li denunciano e scappano, la cosa finisce davvero male, vanno in galera pure loro. Pagano, ma non hanno più i soldi per continuare le attività. Il finanziamento dalla regione non arriva, i libri contabili costano. Bisogna versare l'IVA, pagare le tasse su quello che hanno venduto. Il commercialista preme. E i pezzi sono finiti. Assemblare i computer in questo modo diventa impossibile. Il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e gli dice: voglio, liberate il garage. Ci fittiamo i posti auto, che è meglio. Due ragazzi si guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel cassetto. Diventano garagisti. La Apple, in provincia di Napoli, non sarebbe mai nata, perché puoi essere pure folle e affamato, ma se nasci nel posto sbagliato, resti con la fame e la pazzia e niente più. Pensiamo soprattutto a qualcosa di particolare. Ti ricordi? Sì. Avevamo le nostre fidanzate. Da poco io mi ero fidanzato con una ragazza di Torino. Lui, mio fratello, era fidanzato, pensate, con colei che durante il liceo le aveva passata la traduzione di Cicerone. Lei era lì ferma, lui per rendere quel favore cominciò a corteggiarlo. Ancora d'oggi è rimasto innamorato. Sì. E allora andavamo insieme. Insieme con mio fratello andiamo a Torino, perché in quei giorni c'era un'atmosfera particolare. Presi in mano il giornale, cominciai a leggere questo articolo. Il Tridente apre a più di 1200 persone che vogliono lavorare mentre tutti gli altri si fermano. Non capì che ormai la crisi ce l'hai dentro di te. Con una notizia del genere non potevamo che andare in quel posto.
se tu puoi condividere la tua crisi, trovi sempre comunque la forza per credere che non ci si può fermare. Ad accoglierci c'erano più di 100.000 metri quadrati di superficie e del buon vino rosso. Certo, non si trattava di un calice del Chateau Arthur del 45, di quelle sue 300 bottiglie. Ci basta pronunciare il nome per inchinarsi al cospetto della migliore annata del XX secolo. L'avvocato. L'avvocato amava il vino rosso, amava soprattutto il Barolo, anche perché in quella zona sentiva forse il sapore, l'umore, il sentimento di quei vigneti. Un giorno lui disse: signori, con i profitti a zero la crisi non si risolve, la si incancrenisce e può produrre il peggio. Noi abbiamo due prospettive, disse: o uno scontro frontale per abbassare i salari, o una serie di iniziative coraggiose di rottura per eliminare i fenomeni più intollerabili di spreco ed inefficienza. È inutile dirle che questa è la nostra scelta. Capimmo che mai nome fu così azzeccato per quello stabilimento: Giovanni Agnelli. E coloro che ci abitano, coloro che ci vivono, lo sanno. Sì, perché lo stabilimento è una casa. Ognuno si sente proprietario di qualche cosa. Certo, io su quella macchina che sfreccia difficilmente ci salirò, perché ci sono già stato. Io già la vivo quella macchina, ci disse Pietro, mentre con ago e filo sistemava un poggiatesta. Ognuno di loro, con le loro mani, fanno parte di quel sogno, di quelle quattro porte. Su quelle macchine che vediamo sfrecciare ci sono ognuno di loro. Se tu sei nello stabilimento, vedi la scocca che parte e dietro è forgiata dal sentimento, dal piacere, dalla forza e dalla conquista di queste persone che appartengono, che si sentono proprietari, anche se magari non saliranno mai, ma perché già ci sono stati. Continuammo ad ascoltare queste storie. Il tempo ci aveva preso, infatti guardai mio fratello e dissi: le nostre signore. Allora presi un telefono, scrissi un messaggio. Dietro ogni angolo della storia c'è un uomo nuovo che nasce. È un uomo innocente. Credici e sarai creduto. Incontrammo la notte, passeggiando fuori dallo stabilimento. Trovammo un barbone che era lì. Lo guardammo, gli raccontammo questa storia. Lui cominciò a respirare. Scusate, ma la mia ricchezza, le amiche erano lì a far bagno, sono stranuto per andare in Toscana. L'era lì, il rumore lo colpì, e puntava le scarpe di tennis, e parlava di lui. Ricorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e puntava le scarpe di tennis, e cadeva di lasciarlo. Era la prima meraviglia, perché l'era rubato. Buttava scarpe a tennis e parlava per lui, ricorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Buttava scarpe a tennis e aveva uno stabuno. Era la prima meraviglia perché lei era un barbone. L'hanno trovato camusce e campone. L'hanno guardato che pareva il suo. L'hanno toccato che pareva che gli dormiva. Passa a stare, passa a stare. Lei era roba da barbone. E buttava scarpe a tennis. Quel giorno eravamo alla stazione, avevamo con noi una valigia. Beh, una sola basta, perché io e lui, fratelli e gemelli, generalmente vediamo sempre le stesse cose. Guardiamoci. Però io quella valigia io non la volevo, no? Io assolutamente non ero d'accordo, perché, caro Lele, no, io resto in Italia. No, Andrea, io parto dall'Italia. Perché l'Europa, l'Asia, l'Occidente, eccoci.
È proprio la posizione che è comoda. Io parto dall'Italia perché noi siamo nati comodi. No, io resto in Italia perché questo mare, questo spiagge, questo sole. Io parto dall'Italia perché a parte questo mare, questo spiagge, questo sole, mancano ancora tante cose, caro mio. No, io resto in Italia perché noi ci adattiamo a qualunque cosa. Io parto dall'Italia perché noi ci accontentiamo di qualsiasi cosa. No, io resto in Italia perché guardo il nostro cielo e mi ricordo che ha ispirato mille poeti. Io parto dall'Italia perché a volte guardo il rubinetto secco e mi sovviene l'eterno. Io resto in Italia perché di qualsiasi cosa cogliamo sempre l'aspetto comico. Io parto dall'Italia perché non prendiamo mai niente sul serio. Io resto in Italia perché noi siamo ottimisti. Io parto dall'Italia perché anche a voler essere ottimisti siamo ancora 20 anni indietro rispetto all'Europa. Ah, guarda che noi tra 20 anni vi raggiungiamo. Sì, ma loro saranno ancora avanti di 20 anni. Io resto in Italia perché Falcone e Borsellino sono italiani. Io parto dall'Italia perché Falcone e Borsellino erano italiani. Io resto in Italia perché voglio sentire cantare in italiano. Io parto dall'Italia perché voglio dimenticare tutto quello che ho visto. Io resto in Italia perché voglio scoprire chi è stato. Io parto dall'Italia, Andrea, perché non voglio più chiedermi cosa c'è sotto. Io resto in Italia perché quando vince l'Italia, nelle piazze sventola sempre solo il tricolore. Io parto dall'Italia perché qui si applaude ai funerali. Io resto in Italia perché a dicembre ci sono le arance buone. Io parto dall'Italia perché preferisco mangiare peggio, però vivere un po' meglio. Caro Lele, caro fratello mio, sai cosa ti dico? Io resto in Italia perché quando sono all'estero penso a tutte queste cose e l'Italia mi manca. E allora, fratello, fai come me, che l'Italia non la lascerà mai, perché nonostante tutto mi sento di appartenere a qualcosa di grande. Piace la finta allegria, non sopporto neanche le scene di compagnia, e con i giovani sono intransigente, di certe nuove canzoni, trasgressioni, non me ne frega niente, e sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale che salta come salta la vita coniugale, e poi ci sono i ghetti che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale, che fa il professionista del sociale, che specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani. Imbecilli.
sembra proprio destinato a diventare un buffone. Ma questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene ad una razza in estinzione. Arrivava da metà anziana. L'unica volta che lasciamo il nostro tridente che ci aveva accompagnato fino qua era quella volta in cui io e mio fratello eravamo a Cuba. Incontrammo l'anziano, il vero anziano. Il suo nome era Santiago, quel pescatore che ci insegnò la forza e il coraggio, che capimmo con lui che non puoi avere età per queste cose, che puoi non vincere ma lottare fino in fondo, che niente sarà perso. Era un uomo avanti con l'età, che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del golfo, ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, Manolo. Quel giorno andò da solo e noi salimmo in barca senza lui e senza che lui ci scoprì. Il Marlin abboccò e dopo una lotta estenuante l'anziano riuscì a catturarlo. Per fare questo però si era sporto troppo al largo, doveva rientrare. Legò il pesce a prua e a poppa e al banco centrale. Era così grosso che fu come legare una barca più grossa affiancandola alla sua. Tagliò un pezzo di lenza e legò la mandibola inferiore del pesce al rostro in modo che non gli si aprisse la bocca e potessero navigare nel migliore dei modi. Poi armò l'albero e la vela rattoppata si rizzò. La barca si mise in moto e mezzo sdraiato a poppa il vecchio salpò in direzione sud-ovest. Il vecchio guardava continuamente il pesce per essere certo che fosse vero. Passò un'ora prima che il primo pesce cane lo azzannasse. Si è portato via quasi 20 kg, disse il vecchio ad alta voce. Si è portato via anche il tridente e tutta la sagola e tutto quanto, anche quasi il leggio. Si è portato via tutto quello che ci sta intorno. Ma l'uomo disse, non è fatto per la sconfitta. L'uomo può essere ucciso ma non sconfitto. Ora comincia il brutto. Non ho neanche il tridente. Io e mio fratello ci eravamo nascosti sotto il cappello di paglia. Il vecchio non aveva neanche il tempo di indossarlo e quindi noi lì sotto guardavamo l'impresa. Ne arrivarono altri di pescecani e altri ancora. Erano pescecani odiosi, puzzolenti, divoratori di cadaveri oltre che assassini. E quando avevano fame azzannavano qualsiasi cosa, un remo, un timone delle barche, qualsiasi cosa. Erano quei pescecani che tagliavano le gambe e le natatoie delle tartarughe quando le tartarughe dormivano e azzannavano un uomo in mare. Anche se avevano solamente fame, anche se l'uomo non aveva addosso né odore di sangue, né odore di pesce, né viscosità di pesce. Ad ogni loro, scusate, il vecchio garantiva loro la battaglia, vinceva, ma il suo Marlin perdeva sempre più polpa e con lui in tutte quante le sue mani. Il coltello si spezzò. Ormai hanno vinto loro, pensò. Sono troppo vecchio per uccidere quegli squali a mezz'ale. No, cercherò di farlo finché avrò i remi e la mazza e la barra del timone. Mezzo pesce, disse. Tu che sei stato un pesce, perdonami di essere andato troppo al largo. Ho mandato in malora tutti e due. Abbiamo ucciso molti squali, tu e io. E ne abbiamo mandati in malora molti altri. Quanti ne hai uccisi tu, vecchio pesce? Non hai certo quella spada sulla testa mica per caso. Che cosa farai adesso? Se vengono durante la notte, che cosa puoi fare? Combatterli? Sì, li combatterò fino alla morte. Alla fine, uno giunse a divorare la testa del Marlin. E il vecchio capì che era davvero finita. Niente, disse. Sono andato troppo al largo. Quando entrò nel piccolo porto, le luci della terrazza erano spente. Il vecchio sapeva che tutti erano a letto. Non c'era nessuno ad aiutarlo, così issò la barca meglio che poteva. Poi si mise in spalla all'albero e si avviò verso la salita. Fu allora che capì la profondità della sua stanchezza. Nella capanna appoggiò l'albero alla parete e si mise a dormire. Dormiva quando ancora il ragazzo si affacciò alla porta quella mattina. Il ragazzo vide che respirava.
e poi vide le mani insanguinate e si mise a piangere. Uscì senza far rumore per andare a prendere un po' di caffè e lungo tutta la strada continuò a piangere. C'erano molti pescatori intorno alla barca, intenti a guardare ciò che era legato. E coi calzoni rotolati uno misurava lo scheletro con un pezzo di lenza. «Era lungo 5,5 metri, dal muso alla coda!» gridò il pescatore che lo stava misurando. «Lo credo!» disse il ragazzo, mentre negli occhi aveva ancora le mani insanguinate del pescatore. «Che pesce!» disse il proprietario. «Non ho mai visto un pesce simile, però anche i tuoi due bei pesci, devo dire, erano molto belli quelli che hai preso ieri.» «No, accidenti ai miei pesci, accidenti, per colpa di loro io ti ho abbandonato.» E ricominciò a piangere. Il ragazzo portò la lattina di caffè caldo nella cappara del vecchio. Gli sedette accanto, aspettando che si svegliasse. Finalmente il vecchio si svegliò. «Resta sdraiato», disse il ragazzo, «bevi questo.» Gli versò un po' di caffè in un bicchiere e il vecchio lo prese e lo beve. «Mi hanno battuto, Manolini, mi hanno proprio battuto.» «Ma non ti ha battuto lui, il pesce?» «No, no, no, lui no, è stato dopo.» «Federico sta pensando alla barca e all'attrezzatura, che cosa vuoi fare della testa?» «Di a Federico che la tagli, la adoperi nelle trappole.» «E la spada?» «Beh, la spada ti dà tu se vuoi.» «Certo che la voglio», disse il ragazzo. «Ora dobbiamo pensare a fare i nostri piani.» «Ma sono venuti a cercarmi?» «Certo, col guardiacoste e gli aeroplani. Hanno ritrovato il tridente, eccolo.» Guardò il tridente. Sentì ancora il respiro del mare. «Ora torniamo a pescare insieme», disse sicuro Manolin. «No, io non ho fortuna. Vai tu che ne hai di più.» «Al diavolo la fortuna», disse il ragazzo. «La fortuna te la porto io.» «Cosa diranno i tuoi?» «Ma non me ne importa, ieri ne ho presi due, ma ora andremo a pesca insieme, perché ho ancora molto da imparare.» «Sdraiati, vecchio, che ora ti porto la camicia pulita e soprattutto qualcosa da mangiare.» Quando il ragazzo uscì dalla porta, scese la strada rocciosa di coralli consunti, il ragazzo ricominciò a piangere. In cima alla strada della capanna il vecchio si era addormentato. Dormiva ancora bocconi e il ragazzo gli sedeva accanto e lo guardava. Il vecchio sognava i leoni, giocavano come gattini nel crepuscolo e gli piacevano tanto, come gli piaceva quel ragazzo. I leoni erano la forza e il coraggio, quella che ci prese per farci uscire dal cappello e riprendere il nostro tridente e continuare il viaggio. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che ci butta giù. E sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango da solo a cercare un caffè. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Farci compagnia. Mare, mare, oh mio mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Santiago era tornato. E forse per l'ultima volta era tornato nella sua terra. E ci aveva ritrovati i bambini. Eh sì, perché la nostra storia è arrivata proprio a questo punto. Al punto in cui noi finalmente siamo ritornati ad essere bambini. Perché per ritornare a parlare del sogno, bisogna tornare ad essere bambini.
Pensate comunque ad un anziano che deve parlare di qualcosa di importante. Beh, fondamentalmente dà un po' l'idea del nostalgico, di quello che io sono stato, io ho fatto. Se vuoi tornare a parlare di un sogno, devi ritornare ad essere bambino, parlare da bambino con un sogno da grande. Per farlo dovremmo trovare qualcosa, ma ci trovò lui, un gabbiano. Camminava vicino a noi, forse lo faceva apposta perché cercava di attirare l'attenzione. I gabbiani sono nati per volare e per mangiare. I gabbiani volano solo e unicamente per mangiare. Ma gabbiano Jonathan, assolutamente no. Il gabbiano Jonathan continuava con quella sua aria, con quella sua forza. Non scordarti, figliolo, lo ripete, il giovane gabbiano deve solo nascere, deve solo volare per mangiare. Ma quando sentiva l'ebbrezza, quando sentiva nell'aria intorno, il giuramento era già finito. Il gabbiano Jonathan Livingstone, l'anziano proclamò, viene messo alla gogna e svergognato al cospetto di tutti i suoi simili per la sua temeraria e irresponsabile condotta, per essere egli venuto meno alla tradizionale dignità della grande famiglia dei gabbiani. Verrà condannato da una vita solitaria laggiù, sulle scogliere remote, affinché mediti e impari che l'inconsciente temerarietà non può dare alcun frutto. Tutto c'è ignoto e tutto della vita è imperscrutabile, tranne che siamo al mondo per mangiare e campare il più a lungo possibile. Non avevano capito niente, pensai. Il gabbiano Jonathan visse il resto dei suoi giorni esule e solo. Volò oltre le scogliere remote, ben oltre. Il suo maggior dolore non era tanto la solitudine, era che gli altri gabbiani si rifiutassero di credere e aspirare alla gloria del volo. Si rifiutavano di aprire gli occhi per vedere. Ogni giorno lui apprendeva sempre cose nuove. Pensate, imparò volando, venendo giù all'impicchiata, a tutta birra, infilandosi nell'acqua e acchiappare i pesci più prelibati, quelli che nuotano in baracchi 3 metri sotto la superficie, no? Lui non aveva più bisogno di battelli, di pane raffermo, di andare con gli altri. Lui aveva tutto, imparando a volare, volando più alto. Aveva tutto quello che gli altri dovevano solamente cercare. Ma con l'animo sgombro da tutto quanto, lui visse contento, visse molto a lungo. In quel momento però Jonathan si girò verso di noi e disse, bene, ma voi due chi siete? Noi veniamo da un viaggio, siamo partiti neonati per vivere tutta la vita e tornare bambini, proprio come ora. E siamo venuti qui per condurti più in alto. No, io sono un raietto, più in alto di così non posso volare. Stiamo volando già alla sommità del vento. Io non posso, magari un centinaio di metri oltre, ma non riuscirei mai a sollevare ormai questo mio corpo, ormai vecchio. Ma sì che invece puoi riuscirci, vecchio Jonathan, perché tu hai imparato tutto. Hai terminato un corso di istruzione e ne incomincia un altro per te, adesso! Così insieme volammo in formazione compatta, oltre le nubi. Ed un tratto Jonathan si accorse che il suo corpo si era fatto splendente come il nostro. Sì, lui era sempre Jonathan. Era lo stesso giovane gabbiano che sempre si era sentito. Ma dentro di sé era ancora più forte. E il suo aspetto esteriore era cambiato. Adesso era in paradiso. Eravamo in paradiso. Qui gli altri gabbiani la pensavano come lui. E per ciascuno di loro la cosa più importante della vita era tendere alla perfezione. Ciò che più importava era il volo. Ricordati, Jonathan, disse il sommo Chang, il paradiso non si trova né nello spazio né nel tempo, poiché lo spazio e il tempo sono privi di senso e di valore. Il paradiso è. E più Jonathan ripassava la teoria del paradiso, più cresceva in lui la nostalgia della terra. Sì, perché nonostante la vita solitaria che gli era toccato condurre, il gabbiano Jonathan era nato per fare l'insegnante. Facemmo così rotta verso l'oriente, tornammo dove c'era lo stormo. Fu un momento d'angoscia per i discepoli. La legge dello stormo vietava il ritorno del reietto. Nessuno avrebbe mai infranto questa legge, nessuno mai una volta in 10.000 anni. L'ordine dato dall'anziano era di ignorarli. Sicché da quel momento tutti stornarono gli occhi da Jonathan e si voltarono dall'altra parte, ma lui non parve neanche farci caso.
seguivò nelle lezioni imperterrito, proprio lì sulla spiaggia del consiglio, e si mostrava con i suoi allievi più severo che mai. Era più esigente perché dessero il meglio di sé. Ma poco a poco, la sera, intorno al vecchio cerchio dei discepoli venne a formarsi un secondo cerchio. Un cerchio di gabbiani che ascoltavano curiosi per ore e ore di fila, nel buio, gli uni fingendo di ignorare gli altri per essere ignorati a loro volta. Prima dell'alba, forti dell'insegnamento ricevuto, se la svignavano. Arrivò il giorno in cui io e mio fratello toccammo con mano quello che Jonathan da tempo afferrava. Fletcher, uno degli insegnanti preferiti da Joe, stava impartendo una lezione propedeutica ad un gruppo di matricole. Pensate, era appena uscito dalla picchiata, è da oltre 2000 metri, e nella richiamata sfrecciava a pochi palmi dalla spiaggia, quando un giovane uccello, ai primi voli, planò direttamente sulla sua traiettoria. Stava chiamando la sua madre. Il giovane Fletcher aveva un decimo di secondo per evitare il piccolo, e così effettuò una fulminea virata sulla sinistra e andò a schiantarsi a 200 miglia all'ora contro un masso di granito. Quella roccia fu per lui la soglia attraverso cui si accede ad un diverso mondo. Il fatto è, Fletcher, che bisogna superare un po' alla volta i nostri limiti, con un po' di pazienza. Qui sta il trucco. Tu non eri ancora pronto per volare attraverso la roccia. Non ce l'avamo ancora arrivati. Pensi di essere morto? Ma se adesso stai parlando con me, non puoi essere morto, dico bene. È successo soltanto che hai cambiato, in maniera un po' brusca, il livello di coscienza. Ecco tutto. E adesso a te la scelta. Puoi restare così e imparare nuove cose a codesto livello, che peraltro è alquanto più elevato di quello da cui provieni. Oppure puoi tornare a prestare la tua opera presso lo storno. Ah, guidarli io, caro mio. E cosa intendi dire? Io guidarli? Sei tu qua l'istruttore, il maestro, caro Jonathan. Tu non puoi andartene così. Devi solo seguitare a conoscere meglio te stesso. Ogni giorno un pochino di più. Trovare il vero gabbiano fascinante. È lui il tuo maestro. È lui che tu devi capire. È in lui che tu devi esercitarti a essere lui. Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremolare nell'aria come una lingua di fuoco e cominciò a farsi trasparente. Ci guardò con quell'aria che sarei saluto. Mi raccomando, fate che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fate anche che non mi trasformino in un dio. Sono solo un gabbiano, mi piace volare. Non date retta ai vostri occhi, non credete a quello che si vede. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guardate con il vostro intelletto, scoprite quello che già conoscete. Sarà allora che imparerete come si vola. Il tremolo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'impalpabile aria. Lasciamo Fletcher con i suoi nuovi allievi, e quantunque cercasse di mostrarsi a loro tutto serio e severo per un attimo, li vide come veramente erano e sorrise. Non soltanto gli piacevano, li amava. Era come l'inizio di una gara. Aveva cominciato a imparare. Così, io e mio fratello ci guardavamo negli occhi, noi fratelli tornati bambini, con l'istinto di volare per insegnare a volare. Il tridente a quel punto ci indicava una grande area all'interno di uno splendido cielo. Il giorno verrà, gli disse, che compariremo davanti a te, Jonathan, all'improvviso, per insegnarti una cosetta o due in materia di volo. Ridemmo io ed Eve per quella emozione, per quella sfida lanciata, quella nuova sfida che ci apprestavamo ad iniziare, forti di avere con noi quel gabbiano Jonathan, quel vivido piccolo fuoco che arde in tutti noi, che vive solo in quei momenti in cui raggiungiamo la perfezione. Quell'aprile si incendiò, al cielo mi donai, Gagarin, figlio dell'umanità, e
che mai. Io la guardai, non me lo perdonò. E poi l'azzurro si squarciò, le stelle trovai, le lenticini di Dio. Col mio viso sull'oblò, io forse sognai, e ancora adesso io volo. Io volo, io volo, io volo, io volo. Bene, siamo tornati qui, i bambini, in questa storia millenaria. Esattamente durata 1050 anni. Vale la pena dunque fare quel brindisi che voglio dedicare a tutti quanti, a tutti coloro che sono qua, a tutti quelli che avete ascoltato con noi questo viaggio in quattro porte. Avete percorso con noi una strada che da bimbi ci ha fatto diventare adulti, ci ha portato ad essere anziani, per ritornare ad essere bambini. Sì, perché quando si è anziani si fanno i capricci come i bimbi, se nessuno ti ascolta. Quando sei anziani, hai sempre una storia da raccontare. Come i bimbi inventano le favole. Quando sei anziani, ti commuovi se qualcuno ti accarezza. Come i bimbi si arrossiscono ad un bacio. Quando sei anziani, non si vuole essere contraddetti. Come i bimbi, che non vogliono sentirsi dire di no. Quando sei anziani, ci si addormenta davanti al televisore. Come bimbi a suono di un carinone. Quando si è anziani, prima di addormentarsi, per essere a posto con l'anima in pace, si prega, come i bimbi che dicono Ave Maria, per chissà quale colpa. Quando si è anziani, ti metti il bavaglio per non sporcarti, ma come i bimbi sul seggiolone. Quando si è anziani, si ha ormai l'incoscienza di pensare che tutto è stato fatto, come i bimbi. Che hanno solo l'incoscienza. E quando sei anziani hai tanto da raccontare ad un bimbo, che una lettera magari non può bastare, ma almeno ti fa sognare. Su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, dai, rimani. I russi, gli americani. No, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco dove sono le tue mani. Nascerà, nascerà, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, se potrà volare, cantare, ballare, giocare, vivere e sognare. E nuoterà su una stella, come, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Grazie, grazie soprattutto perché tutti quanti abbiamo partecipato, tutte quante l'età, dai più piccoli ai più grandi, tutti quanti hanno vissuto questo sogno, tutti quanti lo stanno vivendo, tutti quanti lo vivranno. Beh, grazie un po' anche a me, che ho fatto qualcosa, ho disegnato un tridente e ho voluto raccontarvi questa storia, perché voi dovete ascoltare, dovete vivere queste parole, perché nessuno deve dormire.
Nessuno. Voi, sempre curvi e genuflessi sopra le macchine, sempre attenti ad ascoltare un rombo perché diventi un tuono, sempre pronti a stringere bulloni o ad oliare degli ingranaggi, sempre abili a rendere più aerodinamica la scocca, sempre decisi ad affidarsi alla tecnologia più avanzata, sempre forti per volere vincere la sfida col presente, per essere vestiti con l'abito giusto per il futuro. Io sempre storto su queste mie gambe, sempre stanco a sentire il traffico che mi opprime, sempre pronto a schiacciare tubetti per un po' di colore, sempre abile a fare degli schizzi che sono dei veri e propri scazzi, sempre deciso ad affidarmi al decadentismo, sempre forte per voler perdere la sfida col Rinascimento, per essere vestito con l'abito peggiore, in balia degli eventi. Ma se guardo il mare è tra gli abissi che luccica, se passeggio per la piazza è tra le mani del suo Dio sopra la fontana, se leggo Dante è in paradiso ad ammirare l'ombra d'Argo, se studio Cicerone mi dice che è con Nettuno a governare il primo regno. Lo guardo, è il mio tridente. Non chiedetemi cosa sia un cavallo a vapore, ma se mai vi capita di afferrare il mio tridente, lambite con la sua punta il mare ed il suo fragore. Le onde diventeranno quei cavalli che da 100 anni corrono fra la gente, con in testa quel mio disegno, perché è di questo che io sono degno. A voi, Mario Maserati. Paolo Andreotti a Carpi.